Marco Travaglio, il Premier Conte è sotto attacco da 48 ore per una fase 2 giudicata troppo prudente e troppo confusa. Però oggi il Presidente del Consiglio l'ha rivendicata. Sbaglia? Ma io non credo che il problema sia difendere Conte o attaccare Conte. Significa guardare i dati e domandarci quello che conviene biecamente alla nostra pelle. Io ho visto che tutti quelli che lo attaccavano perché volevano riaprire tutto, e tra l'altro sono gli stessi che fino a 15 giorni fa lo accusavano di non avere chiuso abbastanza, stanno facendo la figura del Will Coyote con il bip bip, quando prepara trappole della ditta Acme e poi regolarmente gli esplodono in faccia. Ieri sembrava che ci fosse la rivolta del mondo cattolico, i vescovi per le messe. Oggi il Papa ha sbugiardato la CEI e i vescovi, il Cardinal Ruini e tutti gli altri in fila. Sembrava che tutto il mondo stesse riaprendo serenamente e placidamente tranne noi, e poi abbiamo scoperto che la Germania, che ha riaperto, sarà costretta probabilmente a richiudere in fretta e furia perché ha avuto un immediato picco nei nuovi contagi. La Francia, che ci doveva insegnare come si riaprono le scuole domani mattina, adesso sta tornando indietro Macron perché evidentemente si è reso conto che gli scienziati non erano dei pazzi scriteriati, ma gli avevano fatto delle stime attendibili. I morti che sembrano scomparsi dalle cronache dei giornali, perché ormai va di moda fare i dibattiti sul coronavirus senza parlare dei contagiati e dei morti, ieri erano saliti a 333 e oggi sono a 382. Quando è stato deciso il lockdown in tutta Italia, cioè l'11 marzo, i morti erano molti meno, erano 196. Il giorno in cui l'OMS si decise a dichiarare la pandemia in Italia, i morti erano 196, oggi sono il doppio. E noi serenamente possiamo dire che bisogna riaprire tutto, perché bisogna aprire le scuole, bisogna aprire le chiese, bisogna fare le messe, bisogna aprire le fabbriche, i bar, i ristoranti, tutto quanto, eccetera. Ma io mi domando, ma ci rendiamo conto che quando risaliranno i dati, facciamo pure finta che l'Istituto Superiore di Sanità abbia sbagliato quando dice che se riapriamo tutto adesso, fra 40 giorni avremo 150.000 malati bisognosi di terapia intensiva. Facciamo finta che abbia sbagliato del decuplo, e cioè che fra 40 giorni i nuovi malati necessitanti di terapia intensiva, invece di 150.000, siano 15.000. Ma noi, dopo aver potenziato le terapie intensive, siamo arrivati a 9.000 posti. Non abbiamo. E dove li mettiamo gli altri 6.000? Cioè io mi domando veramente se ci siano dei matti in giro.